Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ore 14 e 16. Messa dal campanile a Roma. Arriva la polizia locale e disperde l'assembramento di fedeli sotto la chiesa, riunite dal parroco con il megafono. Quindi è salito su un balconcino del campanile della parrocchia e ha iniziato a dire la messa con l'altoparlante, Gaudet Mater Ecclesiae, richiamando diversi abitanti della zona. È accaduto nel quartiere Tor de' Schiavi, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenute pattuglie dei vigili urbani, utilizzando anche loro l'altoparlanti per far disperdere i fedeli che inizialmente non volevano desistere, spiegando i rischi della situazione. Nel corso della mattinata le pattuglie hanno proseguito a fare dei passaggi nella zona per scongiurare nuovi assembramenti. E intanto Luigi Di Maio dice: abbiamo seminato tanto, quindi quota 1000 a un passo, prima i 300 medici e poi i 500 infermieri volontari provenienti da tutta Italia, poi il personale russo a Bergamo, quello cubano a Crema, quello albanese e polacco a Brescia. Non smette la catena di solidarietà per la Lombardia, centro dell'emergenza. Stavolta a sostenere operativamente la lotta sarà la Norvegia, che tra mercoledì e giovedì invierà in Italia 20 medici e 10 infermieri, tutti specializzati in terapia intensiva. Il personale dovrebbe operare a Brescia. In totale quasi 200 persone da tutto il mondo in prima linea negli ospedali, nelle zone più colpite del paese. 1000 in totale, anche se gli aiuti italiani operativi al momento sono circa un terzo del totale previsto. A siglare l'accordo con il governo di Oslo, una telefonata, come ormai prassi, tra Luigi Di Maio e il ministro degli esteri Marie Eriksen Søreide. I medici norvegesi fanno parte di un nucleo di emergenza che l'esecutivo di Oslo ha già inviato in aree di crisi per passate malattie di questo tipo. Grande solidarietà da tutto il mondo, l'Italia ha seminato tanto, ha commentato Luigi Di Maio. Ma andiamo a vedere le ultime notizie proprio sul diffondersi di questa malattia. In Italia dall'inizio sono 124.632 le persone che hanno contratto questa malattia, sono decedute 681 persone, questo è l'ultimo dato di ieri alle 18. Secondo gli ultimi dati, nel mondo sono oltre 64.000 i decessi e oltre 1.200.000 i contagi, quelli che si conoscono, ma si presume che siano 10-20 volte di più. Intanto il capo della sanità degli Stati Uniti dice: sarà una settimana più dura come Pearl Harbor. Questa settimana sarà la più dura e la più triste, lo dice a Fox News il direttore del servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti, Jerome Adams, riferendosi alla situazione nel paese alle prese con la malattia. Sarà una Pearl Harbor momento come l'11 settembre, ha avvertito, ma ha aggiunto: voglio che gli americani capiscano, perché per quanto sia dura questa settimana c'è una luce alla fine del tunnel. Intanto interviene anche il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che dice: il più importante messaggio da dare ai nostri cittadini è state a casa il più possibile. E se c'è la necessità di uscire per lavoro, per fare la spesa, rispettate le regole di sicurezza. Stiamo chiedendo alla nostra gente un grande sacrificio, ne sono consapevole, ma questa è l'unica strada. Più rispetteremo le regole, più presto usciremo dall'emergenza, lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista alla NBC News e aggiunge: in questo momento non posso dire quando la chiusura avrà fine, noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico, ma l'Italia è stata la prima nazione ad affrontare l'emergenza. La nostra risposta forse non è stata perfetta, ma noi abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza. La validità delle nostre misure è stata riconosciuta dall'OMS e i risultati indicano che noi siamo sulla strada giusta. Se voi
Vedete, Giuseppe Conte fa il finto mea culpa, abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto tutto quello che era nella nostra conoscenza. Cioè, è uno sbaglio non derivato da Giuseppe Conte per diversi motivi, sono degli sbagli derivati dal fatto che lui ha fatto tutto quello che poteva fare con le conoscenze che ci sono, quindi gli sbagli non sono imputabili a lui, ma sono imputabili al fatto che è un qualcosa di sconosciuto. Questo. Quindi lui dice, gli sbagli se ci sono non sono imputabili a me e al governo perché io ho fatto tutto quello che si doveva fare. Anzi, noi siamo stati i primi ad adottare delle misure e anzi noi siamo stati di esempio e siamo stati riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi i risultati indicano che siamo sulla strada giusta. Quindi lui si è autoassolto. Lui non sbaglia, lui non può sbagliare, lui è un elevato, lui è una guida quasi spirituale. Intanto negli Stati Uniti i morti sono 2.500 nelle ultime 48 ore, quindi il record di morti. Le vittime, ora secondo i dati elaborati, sono 8.503. I casi accertati di persone positive ammontano a 312.245, quasi il triplo di Italia e Spagna e il quadruplo della Cina. Ma quelli della, i dati della Cina non sono da prendere in considerazione e voi sapete perché. Mentre negli Stati Uniti ci sono quattro volte i casi o tre volte i casi accertati in Spagna o in Italia perché lì stanno facendo tamponi a tappeto, quindi stanno scoprendo tutti quelli che sono i casi di persone asintomatiche o persone che, non, che sono positivi, portatori sani. Quindi questo è il numero più alto che c'è negli Stati Uniti. Anche il numero dei morti, bisogna guardare il numero dei morti più dei contagi. Il numero dei morti, ammesso che siano stati calcolati tutti quelli che sono morti e avevano questa malattia, perché se no anche quelli sono dati sfalsati. Possiamo affermare che dobbiamo prendere così i dati che ci sono in giro per il mondo, ma non è una conta scientifica. Ecco, intanto in Toscana sono obbligatorie le mascherine fuori casa, come in Lombardia lo rende obbligatorio indossare le mascherine all'esterno delle abitazioni. Lo ha deciso il governatore Enrico Rossi, che nei giorni scorsi aveva ordinato 10 milioni di mascherine da distribuire gratuitamente, tre a testa, ai cittadini. Il sindaco di Forte dei Marmi, il cardiochirurgo infantile Bruno Murzi, aveva già deciso di rendere obbligatorie le mascherine la scorsa settimana, ma solo negli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici come poste o banche. Leggo sui giornali che sono ripresi troppi comportamenti sbagliati da parte dei cittadini e che ci sono troppi assembramenti. Per questo, oggi stesso, domenica, firmerò un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno delle abitazioni, ha spiegato Rossi, che poi ha precisato che l'ordinanza diventerà esecutiva comunque per comune a partire dalla data nella quale il comune stesso comunicherà alla regione di aver effettuato la consegna a domicilio delle mascherine. Il governatore Rossi è stato tra i primi a decidere anche una grande campagna di screening sierologico per individuare eventuali soggetti positivi da confermare poi con i tamponi. Allo stesso tempo ha vietato il test sierologico ai laboratori privati non convenzionati con la regione. Io ricordo questo governatore che non faceva controlli, lasciava tutto aperto, vi ricordate? Peace and love, la sinistra non chiude niente, tutto aperto. E i governatori del nord chiedevano di chiudere, di mettere in quarantena le persone che tornavano. E mi ricordo che il governo, i ministri, i capi politici, i governatori della sinistra se la ridevano, come dire, guarda, i soliti sovranisti, razzisti. Alla fine hanno capito tutti quello che il centrodestra aveva già capito immediatamente, che non era una questione di peace and love, aprire, 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 se no ci dicono che siamo dei neofascisti. Non c'era destra e sinistra, c'era solo buon senso, buon senso. E quelli del centrodestra ci sono arrivati molto, ma molto prima, con un anticipo di almeno un mese. Meglio tardi che mai. Però il tardi provoca delle conseguenze.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.